Ciao da Valentina Mandilli, esperta di strategie social LinkedIn Trainer. Oggi parleremo del perché non fare pubblicità su LinkedIn. Vado in controtendenza, la pubblicità su LinkedIn è qualcosa che va bene per prodotti e servizi in particolare, non legati a un certo tipo di settore, ma semplicemente che abbiano un certo tipo di importo. Fare pubblicità su LinkedIn di oggetti di basso costo non ha assolutamente senso, primo perché costa molto la pubblicità su LinkedIn in confronto a quella su Facebook e anche a livello oggettivo, e poi perché non è un luogo da utilizzare come e-commerce, come diciamo amplificatore di un e-commerce. Si può vendere attraverso LinkedIn, ma si vende con prima attirando l'interesse delle persone e poi rimandando le persone, per esempio, sul proprio sito web, proprio e-commerce. Quindi, perché non fare la pubblicità su LinkedIn? Proprio per questo motivo. Altro motivo è perché non è un luogo strettamente legato alla promozione commerciale, è legato soprattutto alla creazione di contenuti e alle relazioni di business. Quindi, se una persona è interessata e ha bisogno, cerca e trova il mouse della Apple oppure un mouse senza fili che abbia lo scorrimento laterale, come fa questo qui della Apple. Dovrà intercettare una persona che è esperta di forniture da ufficio o forniture informatiche e dovrà poi capire se questa persona sarà capace a indirizzarlo verso la marca giusta di un mouse particolare per le proprie esigenze, come fa leggendo appunto il profilo, come ho già detto in altri interventi. Se quella persona è specializzata in quel particolare tema, e a quel punto creerà la relazione di business. Quindi, come vedete, non serve per forza appunto fare pubblicità. Già la nostra bacheca ci dà un'organicità di diciamo, dà, scusate, un valore organico molto alto ai nostri contenuti, soprattutto se sono testuali e sono brevi. In questo caso, senza link esterni, in questo caso avremo la massima organicità. Quindi le persone vedranno molto di più questo tipo di post. Quindi vi consiglio di orientarvi anche verso questa tipologia di contenuti. Questo è tutto, se avete domande scrivetele qui sotto. Un saluto da Valentina, al prossimo video.